Buongiorno a tutti. Questo è un momento particolarmente toccante per me. Io sono abituato a parlare, a fare conferenze, ma certamente parlare di un padre, parlare di una vicenda del genere non è facile. Sono stato sveglio alle 5 del mattino, ho cominciato a girare per tutto il corridoio dell'albergo. Io ringrazio veramente di cuore la Corte d'Appello di Salerno, perché un'iniziativa che nasce dai magistrati per onorare un avvocato è la dimostrazione chiara che tra l'avvocatura e la magistratura c'è sempre stato un filo conduttore. Io vengo da una famiglia di avvocati, ma anche di magistrati. Il fratello di mio padre era un magistrato. Tutti gli altri parenti sono magistrati. Ho vissuto quindi questa possibilità di conoscere la mentalità dei magistrati e degli avvocati, addirittura nei giorni di Natale, quando si discuteva del diritto. E ricordo il dolore immenso del fratello di mio padre, Silvano, che scoprì il cadavere di mio padre quella sera. Un magistrato pronto alle azioni, che aveva visto di tutto di più, però vedere un fratello morto in quelle condizioni. Indubbiamente per lui è stata poi anche l'inizio della fine, perché poi mio zio è morto pochi anni dopo di tumore, e voi sapete benissimo che i dolori annientano il sistema immunitario. Una tragedia che se poi si concatena. Io ringrazio il Presidente della Corte d'Appello Russo, il Procuratore Generale Primicelio, con il quale ho iniziato a fare qualche causa penale, poi insomma ho abiurato, ho travegnato la tradizione forense per andare via. Io vivo ormai da tanti anni tra Milano e Roma, sono venuto apposta per questo e sento Salerno in questo momento più vicino a me. Ritorno nella mia città per una situazione così importante, per me è fondamentale, in questi anni sono sceso a Salerno 5-6 volte, non di più, però rimane nel mio cuore e certamente il ricordo di mio padre è qualcosa di importante. Ringrazio il Consiglio dell'Ordine, Gaetano Paolino, ma tutti gli avvocati di Salerno per tutto quello che avete già fatto negli anni precedenti, anche nel vecchio Palazzo di Giustizia, l'aula più intima e significativa del Consiglio dell'Ordine, e quindi era dedicata a papà, aula Dino Cassani che Franzo Stevens presentò. Quindi è così a Roma, il grande Aricò con il Presidente della Repubblica 2 anni fa, che hanno parlato di mio padre, c'è stata una riunione in Cassazione per parlare del figlio di Dino Cassani, perché a un certo punto qualcuno forse aveva detto la sentenza della Cassazione e si sarà acceso una luce. Sapete che a Salerno, una città del sud, è morto un avvocato che sapeva che sarebbe stato ucciso di lì a qualche minuto? Perché lo dice la Cassazione. La Cassazione spiega esattamente qual è stato il sacrificio di mio padre e lo spiega nella motivazione, spiega il movente, oltre a aver individuato ovviamente il mandante e gli esecutori materiali. Papà quindi non è più l'eroe volontario della provincia, papà ormai è un eroe nazionale, ormai se ne parla a Milano dove io lo studio, dove io vivo prevalentemente, si parla dappertutto di papà e sicuramente io farò di tutto per fare una fondazione. Vedete, noi Cassani siamo sempre stati, abbiamo sempre avuto un profilo molto basso per la vicenda di papà. Mia madre non ha mai fatto un'intervista ai vari giornali, non ha mai partecipato ad alcuna trasmissione televisiva. Non abbiamo mai fatto fiaccolate, non ci siamo mai candidati alle elezioni, neanche nel condominio. Siamo rimasti fuori dalla porta. Ma purtroppo il mio genitore, purtroppo qualche mese fa, con una frattura del femore, è una donna anziana, ma sta qui col cuore. E io dico che accanto al ricordo di papà e alla targa per papà, io aggiungo quella morale di mia madre, ci metto anche quella di mamma. Perché mamma poi che cosa ha fatto? Ha tenuto la capacità di crescere 2 figli. Io non ho avuto la possibilità, come maestro di vita, di sentire mio padre, di conoscere qualcosa da mio padre. Era un ragazzo, me lo state spiegando voi, me l'ha spiegato la Cassazione, me lo spiegano gli avvocati della vecchia guardia. Io ero uno studente liceale, io non sono un figlio d'arte, io sono un orfano d'arte e mi sono costruito da solo. Non ho visto niente dell'arte oratoria di mio padre, non ho mai potuto fare pratica da lui. Ho dovuto elemosinare la pratica da altri. E voglio ringraziare qui Pasquale Franco che mi accolse nel suo studio, la buon'anima. Poi chiaramente ho fatto il penale per qualche anno e poi ho deciso di occuparmi di quello che volevo, non ce la facevo più di stare
nelle carceri con i delinquenti, era più forte, e quindi ho fatto una scelta di vita. Quindi oggi è emersa un'altra volta, è emersa la figura di mio padre, le ragioni nobili della sua morte, la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica. Io dico che oggi Salerno scrive una pagina importante, e quando il Presidente Russo prima ha detto che la toga è una, è vero, c'è una sola toga nella legge, quella dell'avvocato del magistrato, si fumano, diventano uno. Perché non c'è giustizia senza giudice, ma altrettanto non c'è giustizia senza avvocato. Ed ecco perché la toga è una. Ed è questo il messaggio meraviglioso che ha lanciato il Presidente della Corte d'Appello, il procuratore Pinicello, Gaetano, e il commovente ricordo del maestro, perché io lo posso chiamare solo maestro di vita. I veri maestri, i buoni maestri, quelli che dobbiamo essere anche noi, perché purtroppo, diceva Pasquale Franco, ci hanno detto di ricordare che noi avvocati siamo tanti, ma siamo pochi. Vi ringrazio. Per ricordare la figura di Genovesi.